La Dorica Torrette batte in un finale concitato l'Atletico Alma qui a Bellocchi. Atletico Alma che esce veramente bene da questa partita dopo aver eliminato da Pergolese, una gara in bilico, una gara che l'Atletico Alma gioca a mio avviso bene, forse anche meglio degli avversari, ma paga l'ingenuità e poi si sa, contro squadre come la Dorica costruite per strada avanti, queste ingenuità si pagano. Sì, ma credo che noi abbiamo perso questa partita per un paio di ingenuità, però credo che la prestazione dei ragazzi bisogna solo ringraziarli per quello che hanno fatto, non solo oggi ma durante tutto l'arco del campionato. Queste sono partite particolari che escono un po' fuori dai canoni soliti del campionato e bisogna avere magari anche un po' più di esperienza, cosa che noi non abbiamo e forse abbiamo pagato anche quella, però chiaramente usciamo sicuramente a testa alta e ripeto, ringrazio il mister e i ragazzi per questo bellissimo campionato pieno di soddisfazioni per noi. Resterà sicuramente un po' di resterà un po' di amaro in bocca, però credo che alla fine dobbiamo essere contenti e soddisfatti uguali di quello che abbiamo fatto in tutto l'arco della stagione. Ecco, qualche episodio magari nel corso della regular season o dei playoff che magari non vi ha arriso, anche se dobbiamo dire che l'Atletico Gallo è una squadra forse magari costruita per vincere e diciamo forse è una spanna anche sopra le altre, e in questi playoff avete incontrato diciamo questa squadra che secondo me insieme a voi poi era la più forte. Sì, ma alla fine io sono sempre dell'idea che il campionato lo vince chi è più forte. Noi siamo arrivati secondi, loro terzi, ci siamo giocati questo spareggio. Ripeto, è una partita particolare, loro hanno messo un po' più di esperienza, abbiamo vinto loro, adesso va bene così, insomma, ripeto, noi siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto e ci riproveremo il prossimo anno. Ecco, mi hai anticipato, in effetti non cambierà nulla da parte vostra, siamo convinti che l'Atletico Alma, che ricordiamo è una società nuova di zecca, giovane, solo 2 anni, nata dalla fusione della Cicogna Bellocchi e la polisportiva Alessandro Marchionni, proverà anche il prossimo anno, vista l'ambizione, a star davanti, vero Picchio? Sì, sicuramente ci riproveremo, adesso poi chiaramente non tutti gli anni sono uguali, però adesso vedremo. Adesso intanto ci prendiamo un doveroso riposo, una pausa di riflessione e poi ripartiremo carichi come al solito. E ora in bocca al lupo davvero a questa sportivissima società che accetta la sconfitta nel migliore dei modi e davvero facciamogli veramente un in bocca al lupo per un campionato, il prossimo, ricco di soddisfazioni. Non poteva mancare il commento tecnico del tecnico Alessandro Carta. Beh Ciccio, diciamo che la tua squadra ha giocato davvero un'ottima gara, è stata punita dagli episodi e dalla maggiore forse esperienza della formazione dorica. Sì, loro naturalmente è una squadra più esperta di noi, ci sono dei giocatori che hanno giocato queste partite, però insomma noi abbiamo fatto un'ottima gara. Forse potevamo far meglio in qualche occasione, nel senso alla fine, negli ultimi minuti dei 90, abbiamo avuto qualche occasione che è lì per chiudere la partita, che loro si sono spinti molto in avanti. Secondo te? Leonardo Carsetti. Sì, Carsetti, sì. E dopo nei supplementari chi ne aveva di più, ma era un così. Abbiamo preso gol al 14esimo, insomma, del primo tempo, lì insomma negli ultimi minuti non si può giocare, dobbiamo stare più attenti, abbiamo preso un contropiede che non dovevamo prenderlo, insomma. Ha visto anche un arbitro un po' deficitario che ha spezzettato di continuo il gioco e ha un po' scontentato tutti. Sì, l'arbitro insomma non è stato all'altezza di questa gara, insomma, anche perché all'inizio ci sono stati molti interventi sia di qua che di là, ma insomma come doveva cominciare a munire gli è sfuggita un po' la gara, poi ci ha negato un rigore sacrosanto su Paradisi, si è sentito un gran colpo, ha detto che gli aveva tagliato la strada, ma la palla ce l'aveva Paradisi davanti, però non dispiace insomma, ma l'importante è che noi abbiamo fatto una grande gara, abbiamo dato tutto quello che c'era da dare, poi insomma delle volte va bene, delle volte va male. Il tuo bilancio, così come il bilancio di questa società, l'Atletico Alma, è da considerare più che positivo. Hai preso la squadra a metà campionato, forse anche meno, dopo le dimissioni di Baldarelli, un secondo posto lusinghiero, dietro soltanto alla strafavorita Atletico Gallo. Direi che ecco, Ciccio Carta è da confermare, o quantomeno comunque possiamo dire che il campionato di Alessandro Carta è stato davvero molto molto al di sopra delle possibilità.
No, no, il campionato, insomma, ma tutti i ragazzi quando sono venuti mancavano, quando mi hanno chiamato mancavano 5 partite al girone d'andata, insomma, allora erano ottavi, siamo arrivati secondi, eravamo secondi al girone d'andata, poi al ritorno ci siamo confermati di nuovo secondi, siamo stati anche in finale di Coppa Italia, abbiamo perso col Porto d'Ascoli in una signora squadra. E oggi abbiamo perso, insomma, contro un'ottima squadra che loro si sono rinforzati parecchio nel mercato di gennaio. Ma va bene, insomma, non è che noi dovevamo vincere il campionato, noi stavamo lì e ce lo siamo giocati fino alla fine, come era giusto fare. Ecco, permettimi una considerazione, mi è piaciuto molto la sportività con la quale voi dirigenti, voi tecnici avete accolto questa sconfitta e soprattutto la maturità del pubblico. Certo, non si può dire altrettanto magari di qualcun altro. Sì, ma noi siamo così, siamo fatti così, sappiamo che nel calcio si può vincere, si può perdere, insomma c'è sempre uno che vince, uno che perde, bisogna accettarlo. Io non accetto delle volte che, insomma, c'è l'arbitro che deve far l'arbitro, ma se insomma o di qua o di là, se deve ammonire dall'inizio per farsi sentire, gli è sfuggita di mano questa partita, insomma i primi 45 minuti alla grandissima, però insomma hanno vinto loro, sono stati più bravi negli episodi, merito a loro, insomma, però io devo solo fare un grande applauso ai miei ragazzi perché sono stati fantastici. Ciao.